quasi 5 milioni di euro, è la cifra che il Comune della Spezia ha incassato con le multe per violazione del codice della strada nel corso del 2023, una cifra enorme che supera, pensate, quella dell'anno precedente, cioè il 2022. Il bilancio allora si era attestato sui 3 milioni e 999 mila euro, il che significa che gli automobilisti spezzini e quelli che sono transitati nel nostro territorio sono risultati nel 2023 molto indisciplinati. Ma quali sono le violazioni più frequenti rilevate in città dalla Polizia Municipale? Al primo posto c'è senz'altro il divieto di sosta, poi troviamo il superamento dei limiti di velocità e il transito nell'area pedonale. Il comportamento degli automobilisti sembra dunque un po' cambiato rispetto a molti anni fa, quando l'allora comandante Vincenzo Manna era solito dire che agli spezzini non piaceva il rosso dei semafori. Molta acqua da allora è passata sotto i ponti, ma gli automobilisti spezzini continuano ad essere un po' indisciplinati, almeno stando al numero delle contravvenzioni elevate. Contravvenzioni che alimentano però le asfittiche casse comunali. E allora viene da chiedersi come vengono spesi questi denari. In teoria una parte consistente sarebbe destinata per legge al miglioramento della sicurezza della viabilità. Ma anche nei parcheggi, purtroppo questa è la nota dolente. I divieti di sosta spesso sono dovuti alla carenza di parcheggio. L'amministrazione comunale sta ora raddoppiando gli impianti di Piazza d'Armi e del Palasport. Certamente costituiranno una boccata d'ossigeno importante, ma il centro resta sofferente. Certo, la decisione dell'assessore Casati di consentire la sosta dalle 20:30 alle 2 di notte nelle corsie dei bus ha contribuito a risolvere molti problemi nelle serate della Movida, ma il commercio reclama nuove aree di sosta, soprattutto nella zona di Piazza del Mercato. Le multe non aiutano soltanto le casse del comune capoluogo. Nella graduatoria degli incassi troviamo al secondo posto Lerici, 2 milioni e 180 mila euro incassati, Sarzana con 1 milione e 432 mila euro. Speriamo che una parte di questi soldi vengano spesi almeno per asfaltare le strade. Poi nell'ordine pensate a Meglia e Carrodano. In questi due casi il gettito arriva soprattutto dagli autovelox che stanno incrementando le entrate dei comuni di Ricò, Vezzano e Bolano. Poi ci sono i comuni dove non si registrano contravvenzioni. Sono Framura, Pignone, Varese, Zignago e Sesta Godano. Automobilisti super virtuosi in questi casi o meno controlli sulle strade. Forse la seconda ipotesi è la più possibile.